Buongiorno a tutti, ringrazio AIMS per essere ancora a fare questa maratona del sonno che unisce tutte le persone che nel sonno lavorano in questo momento critico, occupandoci nel mio caso di una situazione critica, cioè disturbi del sonno nella menopausa. Vediamo che il cervello è uno degli organi target degli ormoni sessuali e rappresentano il razionale per la prevalenza nella donna di malattie come la depressione, come la demenza senile, la sclerosi multipla e nel nostro caso l'insonnia, con una prevalenza addirittura doppia rispetto all'uomo. Vediamo che gli steroidi sessuali prodotti dalle gonadi e dai surreni, in piccola parte anche nel cervello, comunque su stimoli da parte di segnali che arrivano dal cervello, hanno il compito di promuovere la neurogenesi, il trofismo, la plasticità, potenziano la trasmissione GABAergica e qui parliamo del più potente neurotrasmettitore inibitorio del sistema nervoso centrale con effetti farmacologici, ansiolitici, anticonvulsivanti, ma anche ipnotici. E quindi attraverso le loro azioni sul sistema nervoso centrale, gli steroidi sessuali regolano le diverse aree del cervello coinvolte nella modulazione del sonno, dell'umore, del comportamento, delle funzioni cognitive e questo spiega anche perché un'alterazione del sonno poi si associa ad una compromissione di tutti questi altri sistemi. Pertanto, le fluttuazioni degli ormoni sessuali durante specifiche fasi riproduttive sono correlate ad una maggiore suscettibilità delle donne a sviluppare disturbi del sonno. La senescenza dell'asse ipotalamico induce poi sintomi vasomotori che si associano ad insonnia. E il sonno di una donna è diverso da quello dell'uomo a causa del suo ruolo fisiologico unico nel ciclo riproduttivo. Le fluttuazioni ormonali durante le mestruazioni, la gravidanza, il postparto e in maniera più stabile nella menopausa possono disturbare il sonno di una donna. E vediamo che uno degli studi più consistenti dell'epidemiologia del sonno, quello che fece il professor Lugaresi nella Repubblica di San Marino, più di 6.000 persone, è che nelle donne è 2 volte più frequente rispetto agli uomini. E abbiamo un incremento critico dell'insonnia proprio intorno ai 45-50 anni, consistentemente con l'età di transizione nella menopausa. Vediamo che nel 2007 lo Sleep in American Poll si occupò del sonno della donna nelle varietà della vita. L'American Poll fa tutti gli anni un grosso capitolo in cui coinvolge tutta la popolazione americana e questo fu l'anno della donna. E vediamo proprio che nel periodo della menopausa, della premenopausa, intorno alla menopausa, vengono fuori aspetti critici. Quasi il 60% delle donne ha insonnia per poche notti la settimana. Quasi il 50% presenta sintomi di disturbi del sonno come russamento, apnea, sindrome delle gambe senza riposo e per la prima volta il 20% delle donne riferisce sudorazione notturna e vampate notturne, dette anche hot flash. Nel periodo poi post-menopausale vediamo che le donne hanno la più elevata incidenza di poche ore a letto, meno di 6 ore. Permangono, si consolidano le apnee in sonno e la sindrome delle gambe senza riposo e anche quando non denunciano di dormire male, ne spia il fatto che assumono farmaci o integratori per dormire. E vediamo che nello studio AIMS della Commissione di genere, che ha visto coinvolti 6 centri ed altrettante aziende ospedaliere italiane, sono state esaminate le dipendenti tra i 40 e i 60 anni e si tratta di donne molto controllate per malattia, con
come ci fa presente la medicina preventiva, eppure i disturbi del sonno, che erano presenti in elevata percentuale già prima della menopausa, passano al 67% nella perimenopausa e si stabilizzano intorno al 63% nella menopausa. Vi è un progressivo incremento della depressione, della nicturia, miglioramento della cefalea. Rispetto alla premenopausa, nella perimenopausa vi è un incremento anche di sindrome delle gambe senza riposo, insonnia, sonnolenza, sonno di cattiva qualità che si mantiene nella menopausa. Considerando l'intera popolazione, vediamo che per quanto riguarda il tipo di attività svolta dalle donne, una particolare fragilità è stata ritrovata, come ci si poteva immaginare, nelle donne che effettuano turnismo. Sono stati fatti grossi studi sulla donna in menopausa, questo è uno più completo, lo Swan Study, e lo vedremo più volte citato perché ha esaminato tutte le componenti che potessero influire sul sonno della donna in menopausa, da quelle fisiologiche, comportamentali alle malattie. Ebbene, vediamo che il trend di peggioramento del sonno era più marcato nelle donne più giovani, ad indicare che le donne che vanno in menopausa ad un'età più giovane hanno sintomi più gravi. Nella diapositiva accanto si vede la progressione nel tempo e si vede che è soprattutto l'insonnia centrale e l'insonnia d'addormentamento ad essere preponderanti. Sono state esaminate delle revisioni che includono tutte le popolazioni mondiali e questa prevalenza di insonnia nella menopausa era dimostrata anche dopo aver corretto per l'età. Questa è la meta-analisi di 24 studi e successivamente è stata fatta una revisione che ha esaminato anche gli studi longitudinali. E qui vi faccio vedere un po' le popolazioni. Abbiamo il Wisconsin Sleep Cohort Study con 100 persone dove veniva controllata la difficoltà ad addormentarsi, il risveglio nella notte, il risveglio precoce. Abbiamo il Berbur Study con 400 persone, quello di Kravitz, giusto appunto, lo Swan Study negli USA con 3.000 persone, lo studio di Penn quasi 500, lo studio italiano sono quasi 9.000 persone che sono state esaminate, questo di Tom in Inghilterra con 1.500 persone e ancora negli Stati Uniti con 286 persone. E vediamo che la maggior prevalenza di difficoltà del sonno in associazione con la menopausa è ancora evidente dopo 7 anni. Guardando un po' quelle che sono le correlazioni ormonali, vediamo che sono soprattutto i livelli di estradiolo e i livelli dell'ormone follicolo stimolante che correlano con l'aumento dei risvegli notturni, ma anche la gravità con cui l'estradiolo cala si correla alla gravità dei problemi del sonno. E l'estradiolo comincia a correlarsi alla cattiva qualità del sonno già in donne che sono ancora in età riproduttiva, ma in età riproduttiva tardiva. Vediamo che molti fattori si possono associare all'insonnia durante la menopausa. Negli anni della menopausa la qualità della vita di una donna può essere interessata in molti domini, probabilmente perché la transizione in menopausa ed età sono due processi che decorrono paralleli con confini non chiari e vediamo di esaminare questi fattori. Quindi modificazioni del sonno, come avete visto anche dalla lezione precedente di Bianca Maria, quindi i parametri macrostrutturali tendono ad alterarsi, fanno comparsa alcuni disturbi del ritmo, magari sotto forma di sonnellini diurni, ma non è soltanto la macro struttura del sonno, sono anche quei fini parametri del sonno che si associano alla funzione del sonno come effetto ristorativo per il nostro cervello.
ed in particolare viene meno questa accoppiazione tra il sonno, l'attività di spindle e l'oscillazione lenta, che si alterano un po' durante il ciclo mestruale, ma tendono a perdere questa associazione nel corso della menopausa. Vediamo che le vampate di calore, gli hot flash, la sudorazione nel complesso e i sintomi vegetativi fanno comparsa per la prima volta in questo periodo, e il primo studio europeo che fu effettuato su 5.000 donne ha osservato una relazione che era conclusiva, quindi una relazione tra disturbi del sonno e sintomi vasomotori. Sappiamo che gli hot flash interferiscono con la qualità del sonno. Il problema diventa un pochino più complicato qualora vengono fatte delle registrazioni del sonno in polisonnografia e degli hot flash mediante la conduttanza cutanea. Diciamo che il loro rapporto si modifica tra la prima e la seconda parte del sonno. E qua vediamo già un'osservazione del 2006 che la riduzione di temperatura ambientale a 18 gradi riduce in modo significativo il numero degli hot flash. Qui sono state fatte dal gruppo di Friedman, che l'ha a lungo studiato, addirittura delle registrazioni con risonanza magnetica funzionale, ed è stato visto che prima dell'hot flash si attiva una parte della corteccia, la corteccia insulare interiore, e quindi sembra proprio che sia l'attività cerebrale a determinare la comparsa di questo fenomeno periferico. Complessivamente i dati sono consistenti con un modello di arousal generalizzato che può giocare un ruolo importante sia nell'hot flash che nei sintomi di insonnia durante la menopausa, e può spiegare anche i rilievi di Shever, che osservò un arousal neuroendocrino, ovvero nelle donne con arousal durante il sonno e menopausa e anche con hot flash vi è un significativo aumento del cortisolo urinario. E uno dei modi in cui i cambiamenti ormonali della menopausa possono influenzare il sonno è proprio la reattività allo stress. Un lieve distress fisiologico, stressors come problemi quotidiani possono incrementare gli arousal, l'esperienza soggettiva di sonno disturbato, e la terapia con gli estrogeni può ridurre la reattività simpatica allo stress psicofisiologico nelle donne in post-menopausa. Dallo Swan Study si evince un rapporto bidirezionale in cui i sintomi vasomotori possono disturbare il sonno, ma il sonno disturbato influenza la soglia con cui le donne li percepiscono come disturbanti. Tra le altre possibili cause di insonnia in menopausa va esaminata la depressione. La depressione, la comparsa a 50 anni in chi non l'ha mai avuta del primo episodio depressivo è uno dei dati dell'epidemiologia della depressione, e l'insonnia ha dimostrato di aumentare il rischio di sviluppare sintomi depressivi da 2 a 3 volte durante questo periodo di vita della donna. Ci sono anche ipotesi che correlano tutti i sintomi finora visti, quindi suggerisce che gli hot flash disturbano il sonno e causano insonnia. L'insonnia a sua volta favorisce la depressione. Ma in quest'ultimo studio vediamo che il sonno disturbato può agire anche indipendentemente dagli hot flash. Le condizioni mediche nel periodo della menopausa sono molto comuni, possono compromettere il sonno in questa età, ad esempio il reflusso gastroesofageo. Nella nostra popolazione degli studi IMS abbiamo visto che compaiono incontinenza urinaria e nicturia, la fibromialgia ad esempio può fare la comparsa in questo periodo, ed anche l'ipertensione. Altre cause comuni di disturbo del sonno nelle donne di mezza età includono
scarsa igiene del sonno, quindi andare a letto ad orari irregolari, sonnellini eccessivi durante il giorno, lo stare a letto troppo poco, ci può essere una riduzione del sonno anche per problemi volizionali. Ci sono donne che rimangono alzate fino a tardi perché dicono questo è l'unico momento della giornata tutto per me. Ma più spesso sono gli obblighi lavorativi e sociali per terminare il loro secondo lavoro. Disturbi ambientali come può essere il russamento del pater, dormire con luci, televisore, cellulare accese, l'assunzione di alcol era associata alle difficoltà del sonno, in altre popolazioni l'alcol che veniva assunto per gestire lo stress al momento dell'addormentamento poi in realtà porta ad una frammentazione del sonno. E sono stati osservati anche fattori psicosociali come l'insoddisfazione coniugale, la richiesta di cure da parte di figli, nipoti, genitori anziani, la preoccupazione di non riuscire a far spese di far fronte alle spese essenziali o quotidiane il giorno successivo. E sappiamo da altre popolazioni che l'insonnia peggiora le situazioni comorbide, l'ansia, la depressione, ma anche la malattia cardiovascolare. E in particolare stanno uscendo dati nel cui la scarsa qualità del sonno si associa ad un'aumentata aterosclerosi carotidea in donne peri e post menopausali, questo indipendentemente anche dai sintomi vasomotori, e i dati longitudinali dello GSVAN Study hanno rilevato che una bassa efficienza del sonno aumenta il rischio di ipertensione in follow-up ed in particolare aumenta il rischio di essere non dipper, cioè di non avere quel fisiologico calo della pressione arteriosa che si osserva nel sonno. E poi più recentemente è stato dimostrato che le caratteristiche soggettive e oggettive del sonno nelle 24 ore sono correlate al declino cognitivo rilevabile clinicamente e sono predittivi nei successivi 10, 15 fino a 19 anni. Disturbi del sonno che possono favorire l'insonnia, sappiamo che le apnee di grado lieve e moderato, noi pensiamo all'apnea come un'associazione con l'ipersonnia, questo è vero, ma soprattutto per le forme di grado grave ed in particolarmente nelle donne l'apnea si può manifestare con insonnia, tant'è che nello SVAN Study, osservando, registrando l'insonnia, hanno visto che il 20% presentava apnee clinicamente significative e l'8% movimenti degli arti inferiori in sonno. Vediamo gli studi, cosa abbiamo a disposizione. È chiaro che prima di tutto bisogna pensare ad un'igiene del sonno, far guarire quelle che sono le abitudini corrette verso il sonno e poi abbiamo a disposizione come farmaci terapia ormonale. I ginecologi parlano di una finestra di opportunità nella menopausa in cui favorendo in chi può permetterselo di prolungare il periodo fertile il beneficio di assumere estrogeni, progesterone. Quindi terapia ormonale, ma anche ipnotici, antidepressivi, la melatonina, i neurolettici. E questo è il position statement, è linea guida sul trattamento dei disturbi del sonno nel periodo post-menopausale dell'Associazione Italiana di Medicina del Sonno, adottate nel 2017 dal Comitato AIIMS di Medicina di Genere che ha agito come task force. E in effetti è stato visto che la terapia sostitutiva può alleviare i sintomi depressivi ed è raccomandata anche per il trattamento dell'insonnia. Ma abbiamo visto che al di là di questo ci sono anche numerosi farmaci che in studi clinici si sono dimostrati efficaci, tra gli ipnotici lo Zolpidem e l'esopiclone, il Ramelteon non è presente in Italia,
limitatamente ad un solo studio, anche neurolettico quetiapina e l'antiepilettico efficace anche nella sindrome delle gambe senza riposo, gabapentin. E poi c'è il capitolo degli antidepressivi, paroxetina, velacassina vengono utilizzati anche per i sintomi vasomotori e abbiamo anche alcuni studi che hanno valutato la possibile influenza sul sonno. Vediamo che in un solo studio si è dimostrata efficace la mirtazapina, in un altro studio citalopram, in tre studi escitalopram, in due studi gelafaxina. Abbiamo il discorso melatonina, la melatonina agisce sul sonno sia favorendo l'insorgenza del sonno che favorendo un giusto, corretto ritmo circadiano e nella menopausa è stata riscontrata una riduzione di livelli di melatonina, quindi è interessante in qualche modo intervenire e ripristinare con prodotti che abbiamo a disposizione. Ed in particolare l'efficacia è per il farmaco a 2 mg a lento rilascio che favorisce livelli plasmatici di melatonina fisiologici piuttosto che con una somministrazione rapida e da dosaggi più bassi. E vediamo che in questo caso l'effetto tende a mantenersi anche a lungo termine. In persone sopra i 55 anni lo studio è stato svolto fino a 7 mesi. Alcuni dati sull'animale e altri sull'uomo supportano l'ipotesi che la drammatica perdita del tono degli estrogeni porti ad una iperattività del sistema dell'orexina, che è il nostro principale neurotrasmettitore per la vigilanza, e questo può contribuire a sintomi quali insonnia e vampate di calore più grave. E a questo proposito si può pensare che gli antagonisti del recettore dell'orexina possono rappresentare una nuova terapia non ormonale per il trattamento della menopausa con effetti collaterali minimi. Abbiamo qua a disposizione il farmaco che ancora non è in commercio in Italia, ma lo sarà tra breve. E poi sappiamo che fluttuazioni ormonali, sintomi vasomotori, sudorazione notturna possono essere la causa iniziale di un'insonnia che però si stabilizza per condizionamento comportamentale, coping maladattivo e quindi senz'altro può essere utile anche la terapia cognitivo-comportamentale. Concludendo, per sviluppare appropriate strategie per trattare i disturbi del sonno e menopausa è necessario conoscere le modificazioni biologiche associate alla menopausa, lo stressante contesto sociale per la donna durante l'età media, i fattori che rendono le donne più vulnerabili ai sintomi, le modificazioni dello stato di salute, i sintomi degli altri disturbi del sonno, ma soprattutto bisogna dare fiducia perché le terapie funzionano. Vi ringrazio per l'attenzione e qui un po' i nostri collaboratori.